Allora. Allora, ti senti rispettoso verso il rap femminile oggi? E ben predisposto? Cioè, è Natale. È Natale d'agosto. La domenica d'agosto, quante neve che cadrà? Quante neve che cadrà? Se no parli bene italiano. Paresi, cazzo. Paresi Sarpesi. Vorrei fare un'introduzione. Vorrei fare un'introduzione in... Grindcore. Come no? Chi erano quelli che facevano tutto il grindcore? Quello Creeper Bastard. Facciamo la sigla di Creeper Quasi Bastard donna per femminista. Loro. Eh? Sigla. Per pulirci un po' le orecchie, mi piace Greco. Proprio dove diceva una cosa. Mi piace Greco. Ragazzi, è arrivato il momento. Ah, non vedo l'ora. Premessiamo. Allora, questo è una valle di lacrime. Questa è una valle di di ferro arrugginiti con una calamita nel c***o. Bisogna stare attenti in qualsiasi modo. Mettiamo i piedi. Sì, perché puoi dire qua piedi. Ci fo*** alla grande. Ah, qua guarda, c'è già la signorina così. Non vede l'ora. Dai, che mi denuncio. Non vede l'ora. Aspetta, Clint Eastwood. Così, pronta. Raga. Io vi faccio una premessa. Tutto quello che diciamo. Io vi faccio una promessa. È super satira. Cercheremo no, è tutta di roba vera, non andare direttamente contro nessuno, perché sappiamo quanto le donne se la prendano. Soprattutto sappiamo quanto gli amici e le persone vicine a queste, a una di queste persone, se la prenda facilmente quando parliamo di lei. O di lui. O di lui. Comunque. O lei. Problema dei. Di lui per la voce, intendi? No, di lui del tipo. Ah, ho capito, scusa. Perché scusa. Sai, quando sei abituato ad avere solo le caccule intorno, perché quanto sei bravo, quanto sei bello, quanto sei figo, appena arriva uno e ti fa battutina, poi in più sei donna, quindi non puoi parlare. Però se parli in generale, però se parli, no, del biondo tutti che ridono, se parli di della Ricky, bionda, tutto parli, che ridono, se parli di Lolo è vero però chi fa le stesse cose peggio, perché comunque confronta determinate persone. Lolo, e mi duole dirlo, è un artista. Lo so, ho avuto un tuffo al cuore quando l'ho detto. E forse ho anche esagerato. Di un tuffo di un'orca assassina al cuore. Un'orca assassina. O un flipper. Sì. Preghiamo il dio degli Elohim. Che. Il dio degli Elohim? Il dio degli Elohim, che è il padre. Papà di Yahweh. Allora. Papà di Yahweh, che è Musashi. Musashi, poi intanto pezzi rap. E intanto diventa anche padre di Yahweh. Babbo, ho capito. Ah, sono finiti minuti così fregneggio. Io non sto. Vabbè, ma sono fregneggiare solo loro. Andiamo, badass. Mamma mia, io non volevo neanche. Cioè, badass B cosa sta? Nicolò. Chi è Nicolò? Nicolò, io mi chi è Nicolò? Non te ne frega. Fabi. Nicolò, io mi rivolgo a te. Lo so che stai guardando. Lo so che mi insulti come al solito da quando avevamo 15 anni. Vabbè, c'ha ragione. Tu avevi 15 anni, io ne avevo un po' di più. Eri già un vecchio ciccione buffo. Sì, Nicolò. Tanto lo sai che io. Parlo io della produzione. Rispetto. E sono fuori. Proprio. Rispetto le tue produzioni, perché so che ti sei spaccato il culo per arrivare dove sei. Andava certo anche lui. Lui era il cantante di uno dei più grossi gruppi emocore italiani. Come si chiamavano? Ops the Last. Ah, c'ho anche una maglietta che mi hai detto che ho rubato a te. Sì. Di Ops the Last. Sì. Ah, ho capito. Mi raccontavi quello passo. Bravissimo. È molto bravo, forte musicalmente, quindi niente da dire. Poi però come... magari sto beat mi fa schifo. Sentiamolo. No, vabbè, magari il gatto se ne occupa. Vai. Ah, il video è girato in Puglia. Quella è una lupara. Che cazzo era? È partita una salve. Il cane è bellissimo. Il vecchio è vecchissimo. Cuba trap. Ho capito. Che sto facendo? Cosa? Non, io non capisco le parole. Piedi nudi e inquadrano i culi. Pistole finte. Sistema di stare a culo. È un uomo. Non sapendo come chiuderla, la buttano. Che sta parlando delle canne. Comunque sempre meglio il video di Jake Cuba. Sì. Che la Cuba, la produzione Cuba. Mammutone sta a casa. Ma guarda che comunque pensavo peggio. Mi sa che mi attaccherò soltanto a cazzo. Ah, ma un tosto che sono in Sardegna, non vado. Capito però che ha messo da mutone, scusami. Andrea Labate, l'avevamo già sentito, abbiamo già visto il suo video. 360. Quanto sessismo, raga, in questo video. Non c'era una ragazza brutta. Io lo so cosa volete. Voi volete il commento dell'italiano medio. Che sì!
E' questo che si aspettano loro. Quanto rapide! Chissà chi gli ha scritto il pezzo. Perché noi siamo andati prima a vedere e cercavamo chi ha prodotto gli autori, no? L'autore del pezzo, cioè. Non c'è scritto. Sappiamo benissimo che sono spinti da Fish e Jay. Anche perché fino a 2 mesi fa non rappavano. Adesso fanno la hit. Allora il pezzo. Adesso fa la hit. Parliamo un attimo del pezzo. Chiudiamo gli occhi musicalmente. Poi parliamo del video. Musicalmente il pezzo suona. E ci credo, l'ha fatta gente che sa fare. Poi hanno detto mettiamoci 2 fregni a cantare. E tanto gli italiani sono tutti ritardati, vai. Se tu la passi in radio, io questa roba certo, è carina. Ma la passeremo anche noi in radio, se avessimo una radio. Se avessimo una radio la passeremo anche noi, perché comunque certo, il pezzo suona. Ma infatti. Poi sarà la produzione, sarà come il pacchetto in sé. A livello musicale, fermi, non stiamo parlando del video e del visivo, dopo ne parliamo. Il pezzo è da 7. Sì, non stiamo parlando diretto, non stiamo parlando diretto. Sì, stiamo parlando di pop estivo. Pop estivo. Mm? Il pezzo è da 7. Ecco, mannaggia, me l'ho dimenticato. Sei. Va bene. Scusami. No, qual è il valore aggiunto? 7+. 7+ senza il video. Perché poi il video c'è la f***a. Passiamo. Raga, c'è il video con la f***a. Ma stiamo scherzando del video? Ma stiamo scherzando. Che sessismo, ragazzi. La donna alfa. Sì, sì. Ok, io sono una donna alfa, valgo per quello che sono e per quello che penso. Sono una malandrina. Ah, lo so che vorresti solo s***mi. Poi tu sei il maiale, tu sei il morto di f***a. E poi nella stessa canzone sei il morto di f***a. Ti preferisco Priste, se non esco con te sembri un carabiniere. No, lo stesso discorso, Priste è lo stesso discorso senza essere così appariscente. Perché voglio essere proprio family friendly al massimo. Sì, ti voglio bene, non ascoltare Barlo. Smettila, devi smetterla. Invece loro... È questo il problema, almeno Priste faremo... Beh... fa ridere, non mi fa botto ridere. Ti voglio bene. Cosa c***o? Visto, ragazzi. Non c'era una ragazza brutta. Ma però, no, vabbè, però se tu metti nei video tuoi delle ragazze normali, 4 cessi, cioè neanche i soldi per le modelle, loro sono sui side girl. Fino a ieri non rippava nessuna di queste 2 ragazze. Oggi fanno live. Sono in 3, ne ho sentite solo 2. A me sembravano 2, consumo. Oggi fanno live. Va bene. Si sono riscoperte rapper di talento oggi giorno l'altro. Va bene. Stare con i rapper magari hanno imparato. Ma semplicemente basta usare un computer bene e riesce a far suonare bene anche la merda. Se canta loro. Va bene tutto, va bene. Tutto il video per morte di ok, quindi no, avrete il pubblico, okay. Il video per avranno il pubblico di quelli che sbavano su madre natura. Ciao Darwin, non è ok, no? Questa roba, ragazzi, tanto ha detto. Cosa gli piace all'italiano medio ignorante? Il latinoamericano la fregna, le parole, chi cazzo le capisce? Non è ok per un raga, perché a livello di ti riporto sempre Pistis, che a livello musicale ti fa dei lavori differenti e tu l'hai anche sentiti, sì, ma i lavori vocali di Pistis confronto a questa roba. Sono in hangover, mi sbronzo, se ci provi te la do perché sono ubriaca, fumo le canne e sono sbava, guarda come sono se ballo così col culo. Però sfattiamo il mito della suicide girl che deve solo apparire per quello che non è, ossia una poco di buono. Visto come l'ho preso? L'hai fatto bene, eh? Cos'è meno la per cazzo? Ritardata. Ah no, adesso ci denuncio. Poi bippare. Ah sì sì sì. Spero che tu abbia ragione qua. Mi ricordo cosa dicevi del mondo delle suicide girl. 15 anni fa sono nato più o meno. La mainstream che potevo conoscere anch'io, che sono ignorante delle suicide girl. Però erano gente come noi che metteva a repentaglio la sua vita sociale, lavorativa, perché aveva la passione dei tatuaggi, era uno stile di vita alternativo. E quindi diceva, vabbè, sono anche carina, faccio la modella alternativa. Sacrosanto. Venivano inserite anche nei concerti, sì, metal, sì, sì, sì. Molte volte. Era un modo per portare alla grande massa quelli come noi, che è giusto che anche quelli tatuati trovino un lavoro al supermercato piuttosto che in bar. Per chi conosce un po' l'ambiente della body modification, esatto. Era il tempo di BME e tutte le cose che venivano fuori dal mondo un po' alternativo. Esatto, aveva senso ed era figo. Che dopo 10 anni è andato in vacca come tutto, come l'hip hop è andato in vacca sui side girl. Arriva ragazzina 15enne che non sa un niente di dove arrivano, storia, musica, eccetera. Non stiamo prendendo casi specifici. No, ragazzi, no, arriva la ragazza che adesso ha dai 16 ai 24 anni, di solito abita a Milano o in Puglia, e dice... È vero, però. Ma è proprio per prendere tutta Italia? E dice, da grande faccio la suicide girl, mi faccio dei tatuaggi di merda perché vanno di moda, non perché ho una vera passione, non perché mi identificano, non perché dicono qualcosa di me, faccio dei tatuaggi di merda, è la prima foto che faccio, ti faccio vedere le tonsille dalla... Questo è il mio lavoro, è quello che adesso è il rapper, che prima era il tamarro di merda, adesso fa il rap. Uguale. L'emancipazione della donna è, guarda, conti un c***o come negli anni 50, però adesso fai vedere il culo, perché quella è la tua emancipazione. Il discorso non è per tutte le persone, tutte le ragazze che fanno il style, perché ne conosciamo veramente tante, che sono gente con le palle e con la testa. No, ma addirittura la fishball alla milanese. La fishball. La fishball.
Tra l'altro io non seguo le Suicide Girls, mi hanno detto, e comunque ci credo, che le foto le fa bene, la modella la fa bene, perché fare la modella vuol dire innanzitutto capire il momento esatto in cui scattano la foto e bloccare il tuo pensiero in una sola espressione. È una concentrazione. Cioè, quando Barlo apprende le cose che gli spiego in privato. Sono non convinto. È vero, questo... me la sono giocata io così. Quindi fare il modello non è semplice. Io che sono bellissimo non riesco, no, davanti alla foto a essere... No, aspetta, così. aspetta, prima hai toccato il tasto giusto. Ragazzi, siamo... io sono un ciccione e anche pelato. Barlo è panzuto. Tira via i capezzoli che te devo censurare. Vi avviso già che potete iniziare a scrivere che siamo due cesti di merda inchiavabili. Non vi preoccupate, quelle sono cazzi nostri, ci pensiamo noi a quella cosa. È un discorso in generale, soprattutto sull'umanità delle persone. Sì, sì, sì. Questo sì. Per dire che stavo dicendo che lei è brava a fare il suo lavoro. Perché si è messa le pare? Per fare due spicci in più. A sacrosanto, per carità. Venga, io faccio reaction per due spicci in più. Ma per carità, beh, almeno il pezzo è carino. No, il pezzo è figo. Cioè, pezzo... no, raga. Il pezzo è carino. L'unica cosa che posso dire il video che è la veralicità della cosa. Perché tutti devono rappare? Cioè, fate rappare i rap. Perché? Fate rappare chi scrive. Al di là del fatto che l'industria discografica in questo momento ha bisogno di questo, io farei un discorso più mirato su che cosa abbiamo appena visto. Abbiamo visto delle veline che rappano. Delle veline tatuate che rappano. Non me l'avete. Amiche Suicide, non abbiate male. Io non sto prendendo voi. Purtroppo voi siete il prodotto che la gente cerca. E il però produttore andate. Il produttore cavalca l'onda dei soldi. Il problema è che quando è diventato per la massa, è diventato purtroppo una cosa che non è condividibile. No, perché c'è gente. C'è dentro gente a una cosa giusta, è arrivata dentro gente che l'ha sputtanata. La cosa veramente brutta, ragazzi, è che qua abbiamo visto un video con ragazze che per vendere la canzone hanno dovuto mettere in mostra anche il corpo. Io che sono contro la cultura dell'immagine, questa roba la abbordo. Ci credo, sei un bidone. Sì, ma non ero un bidone nel 98 quando ballavo la break e andavo comunque nei centri sociali a vedere la gente che girava, suonava col cappuccio in testa girata di spalle. Cioè, non so per perché evitare l'immagine. Ma sì, quindi ma... comunque stai dicendo una cazzata. Non sono un bidone adesso, ma è una cosa che ho un retaggio dal 98. Ma anch'io, ma ascolta, quando è che mi hai mai visto comprare un Playboy? Cioè, a me l'immagine che arriva di questo video è: ehi, devi solo pensare a quanto sarebbe bello che io ti faccia. Fine. Però io sono qua e voi siete qua. È quello fatto, quello che mi è arrivato. Ho fatto un video più sobrio. Ma no, ma minchia, io vedo i video americani, ci sono le macchine che saltano, ci sono le cose. Lo sai che se non avessero messo sto video, la canzone e il video mi sarebbero piaciuti. Ti ripeto, la canzone è bella, la canzone è ascoltabile. Non è una mia, non è il mio genere, ovviamente. Adesso vado ad ascoltarmi Darkest Hour. Però campare sui morti di sì, va bene, per fare i soldi, meglio questo che rapinare le vecchiette. Ma per carità di Dio. Però poi non venite a dirmi femminismo, dignità e cazzate.